Era un desiderio, un bisogno che avevo da diversi anni e poi è venuto il tempo per mettere tutto nero su bianco. Sono davvero contentissimo, mi sta dando tantissime soddisfazioni ed è molto bello girare in tutta Italia, in lungo e largo, ed è qualcosa di bello. E grazie a Nuovo Genova Paradiso è arrivata la gloria, poi nella mia vita è arrivata la prova, che sarebbe la retinite pigmentosa di cui parlo nel mio libro, di cui non avevo mai parlato. E questa prova l'ho trasformata pure in gloria, grazie all'affetto delle persone, al successo del mio libro. Ed è un messaggio di che mando, di speranza, di consapevolezza e di coraggio. Sicuramente questa è un'opportunità di riflessione su quello che è lo stato poi che il diversamente abile vive ogni giorno, i problemi con cui si scontra nel quotidiano, quindi io credo che qui tutti insieme la politica ancora una volta deve essere in primo piano e deve rendersi disponibile per poter risolvere i problemi, abbattere le barriere architettoniche, dare loro la possibilità di vivere con meno ostacoli possibili. E quindi questa sera è veramente una opportunità intanto per raccogliere quella che è l'esperienza personale di un giovane che ipovedente passa da questo momento di gloria, nato con un film col protagonista, all'essere poi ogni giorno protagonista di difficoltà, di ostacoli e quindi di tutto ciò che poi la vita reale ti riserva. Ecco, quindi attenzione di lavorare in questo senso per cercare di venire incontro a persone che già la vita le ha provate duramente, burocrazia, politica e quant'altro dovrebbero invece alleggerire e trovare percorsi più celeri e più aperti. Questa proposta da parte di Totò Calcio l'ho subito accolta molto favorevolmente, appunto per parlare di disabilità visiva. Tra l'altro lui ha scritto un bellissimo libro che è stato abbastanza pubblicizzato e già discusso in altre sedi. Questo è uno dei tanti incontri che faremo in questo periodo estivo, che è quello, il periodo più favorevole appunto a livello culturale, che anche la cultura dopo 2 anni di pandemia, che era stata un po' tralasciata, stiamo iniziando a intraprendere. Stasera Totò Calcio ci sta dando l'opportunità di riflettere un pochino su qual è la condizione della persona ipovedente o non vedente, soprattutto quando questa si instaura a un certo punto della vita, come nel caso tuo, che era arrivato alla gloria e poi ha dovuto avere questa prova alla fine. Quello che dobbiamo cercare di capire è come fare a rendere possibile per queste persone una vita più normale possibile, quindi un occhio all'abbattimento delle barriere architettoniche, ma soprattutto anche all'inclusione sociale nei ruoli amministrativi, nei ruoli anche dirigenziali. Oggi il paziente non vedente, ma in generale il paziente con delle disabilità, possono rappresentare delle vere e proprie risorse per l'amministrazione perché sviluppano delle capacità che spesso non sono presenti nei soggetti normali.